L'esperienza di Thriller è stata studiata con Dario Milanese, con il regista Antonio Giarola, e voleva essere un po' uno stacco, perché appunto la sinfonia di quest'anno è una cosa abbastanza classica, classicheggiante, come un po' sempre nelle corde di Antonio Giarola, mentre invece Dario, in accordo con Antonio, hanno proposto un numero di rottura, se vogliamo, sia per la musica e sia per come è stato proposto a livello ballettistico. I ragazzi mi sono stati preziosi d'aiuto, perché siamo riusciti in breve tempo a mettere insieme un numero abbastanza complesso. Poi c'è sempre il problema dei cavalli che si aggiungono all'ultimo momento, ma grazie all'esperienza di Dario e all'esperienza plurima di Antonio Giarola poi non ci sono mai problemi con i cavalli sono bravissimi e quindi i ragazzi non hanno mai avuto nessun incidente fino adesso, per fortuna. Credo che sia una buona scuola per quello che riguarda poi il mondo del lavoro, perché imparano in tre serate tantissime cose che magari nella scuola di danza non si possono imparare, perché purtroppo non c'è la possibilità di esibirsi spesso e soprattutto in campo lavorativo. Ciao, io sono Daniela e rappresento la compagnia di danza Si Yanda di Sabina Domanico. Lei è la nostra coreografa, Sabina, Monica, Angelo, e lui è il nostro cavaliere Gianluca Coppetta. Noi veniamo da Roma e stiamo proponendo un nuovo progetto di danza in fusione con l'equitazione. È un progetto completamente nuovo, nato dall'idea di Sabina Domanico e di Gianluca Coppetta. E più o meno si sviluppa da un anno a questa parte. C'è tutto uno studio dietro di complicità tra la danza e l'equitazione. Sono due discipline che possono sembrare apparentemente molto distanti, ma il nostro lavoro si basa proprio su questo, sullo studio, sul campo di un'interazione tra la danza ed il cavallo. Noi non balliamo lontani dal cavallo, ma insieme al cavallo. Il cavallo in questione è Castagnero, un cavallo di razza spagnola. E abbiamo portato questo progetto a Verona con grande emozione. Per noi la prima volta, per Gianluca non credo, e per noi è stato ovviamente molto molto emozionante, difficile perché comunque il pubblico che ci guardava era molto attento a dei dettagli ovviamente per noi molto un po' sconosciuti, e ci ha evocato ovviamente grande emozione, soprattutto nella parata finale con tutti gli artisti di grande livello.
Ciao, sono Alessandro Conte, vivo ad Ischia, in provincia di Napoli. Il mio cavallo si chiama Ruby, è un cavallo portoghese, color cremello. La mia passione è nata ad Ischia, al maneggio di Bartolo Messina, dove ho iniziato a livello molto agonistico, come tutti quanti, e piano piano, vedendo grandi artisti, mi è ispirata questa cosa di fare il volteggio acrobatico. La cosa di questo spettacolo è, diciamo, partecipare ad un gala d'oro come questi di Verona è il sogno di qualsiasi artista. Il numero che facciamo con i volteggiatori questa sera è con la troupe di Mario Luraschi, che sono dei fenomeni e pazzi soprattutto. Per me è solo un onore partecipare con loro. Allora, a questo punto non arrivano, mettono giù i cavalli, entri tu con l'archetto e te lo metto già domani. Antonio, tu entrerai già di galoppo. Già di galoppo, vedi qua da lui, okay? Ti presenta e dice: vai Sasà, vai vicino e ti dice: vai Sasà. Mettiti qua, così, vieni qua. Sono Paola Tonelli, sono il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana. La sede dell'ANAM, che è la sigla dell'associazione, è a Grosseto dal 1984, mentre l'associazione è stata costituita nel 1979. Ci occupiamo di cavalli maremmani, ci occupiamo di selezione innanzitutto, di libro genealogico, e quindi facciamo delle valutazioni genetiche per scegliere le migliori fattrici, i migliori stalloni, per progredire a livello genetico della nostra razza, ma ci occupiamo anche di promozione. Promozione significa anche partecipare alle fiere, e sono tanti anni che ormai partecipiamo alla Fiera Cavalli di Verona. Per quanto riguarda il gala serale di Fiera Cavalli, abbiamo partecipato via via da diversi anni con gruppi, singoli gruppi, e quest'anno abbiamo avuto la possibilità e l'onore di poter partecipare come associazione nazionale, con vari rappresentanti dei gruppi che via via si esibiscono per rappresentare, per promuovere la razza maremmana. Sono Elisa Cipriani, sono una ballerina e sono onorata di aver partecipato a questo splendido spettacolo. Mi sono esibita con il mio collega Luca Condello nel numero dedicato a Pegaso, e è un numero in cui ovviamente il protagonista è Mario Luraschi e il suo cavallo Historia d'Or, e noi siamo onorati di essere stati una cornice per questo numero meraviglioso con questo cavallo bianco bellissimo. Ok, io diciamo sono il coreografo, ballerino e porter di Elisa. Niente, questo passadue l'ho creato apposta per la sabbia, quindi quando siamo arrivati non abbiamo trovato nessuna difficoltà, perché comunque ho portato Elisa sempre in aria e sempre svolazzandola, comunque richiamando anche l'eleganza del cavallo, quindi ho cercato di creare questo passadue con l'armonia del cavallo. Lì dobbiamo chiudere, cioè dobbiamo trovare la chiusura, che sia facile per lui, sì, e per voi, perché dobbiamo trovare una chiusura, perché se voi, ecco, mi chiudete là, guardi, il cavallo mi chiude di là, quando faccio, quando perfetto che loro vengono di qua e che io vado indietro verso, sì, la porta, sì, così loro saranno sempre nella luce perfetta. Certo.
Eccoci arrivati all'ultima sera, è il sabato, i padiglioni si stanno riempendo e molti si domandano: ma perché sinfonia? Certamente la musica ha un ruolo fondamentale in questo spettacolo assieme all'arte equestre, però mi sono ispirato, lo devo dire, a uno spettacolo di Buffalo Bill. Sì, Buffalo Bill, quando è venuto in Italia all'Arena di Verona nel 1906, aveva intitolato Sinfonia la sua prima grande, il primo numero dello spettacolo, che comprendeva una serie di nazioni differenti, artisti di tutti i popoli. Mi è sembrato un bellissimo nome da riprendere in questa occasione. Gli artisti hanno fatto dei miracoli, perché ricordiamoci sempre che lo spettacolo viene provato in praticamente un giorno e mezzo, che è pochissimo a teatro.